No. Ok. Ci siamo. Mi scrivi cose. Non stai scrivendo. Perché non sto scrivendo? Non lo so. Faccio balletti. Balletti. E basta. Ho tolto l'audio. E Non lo so. soprattutto il microfono funziona. Non lo so. Funziona. E voilà. Però no, aspetta. Dice default mic. Qualcosa va. Aspetta. Qualcosa che tocca. Questo intanto deve sentirsi. Ah no, è lui. Sì. Ok, Perfetto. perfetto. Allora, siamo in 2, 3. Paura. Allora, salve a tutti. Bolas è tra noi, come sempre. E sono tra noi anche. Non voglio Passione uccidere. 1. Arcenemi. Arcenemi. L'abbiamo Che c'è preso. stato. Questo Ciao, l'abbiamo preso ieri. preso. E questo invece ci è stato gentilmente prestato da un nostro amico Stefano. Stefano. Grazie Stefano. E così. Eppure No, fuori dalla scatola un po'. è tutto fuori. Sì. Che ovviamente penso abbia già aperto. Sì, cioè, mi ha detto. Sì, ma ha fatto benissimo, è suo, quindi. Esatto, che ha già ripulito alcune cose, però. Cioè, foglio illustrativo. E oh mio Dio, è bellissimo! Cioè, voi dovete immaginare. Perché non sta. Ah, ma ha già preso un dado, ok. Sì. Si Vabbè. Cioè, questo vede, sì. è Il il contenuto. contenuto. E soprattutto quanto sono fighi sti dadi. Aspetta che non so come funziona. Neanche io, Non quindi voglio. fingo di Perché farlo. c'è un coso che li blocchi. Fa lo stesso, cioè sono Ah no, bellissimi. no, non devi, basta che Ok, giro. sono i dadoni bellissimi. E poi ci sono i quattro mazzi. Così. Con questo quello ovviamente quello di Meren, con il nome qua sopra. Sì, Il del lo mazzo. del mazzo, Meren e o comunque chi di dovere, Il comandante del il mazzo. comandante del mazzo, e poi all'interno il comandante del mazzo è Mi sono subito foil. Quindi ora, affuico. dato che voglio devo. Prima ci stava, Ci stava, ok. no, ci sta, ci sta. Con. Ci dovrebbe essere. Ora devo riconoscerlo perché è quello il problema, direi. Che è questo. Quale? Sì. Devo vederla. Poi. Ah, beh, sì. Oh mio Dio, è bellissima. Calia. Amatela un po' intanto che l'amo Tanto che io. metto fuoco. Cioè, Ok. questa è la divina Calia. Buongiorno. Buongiorno. Foil. E anche qui. Quindi c'è dentro Calia, come vi ho appena fatto vedere, Meren. Poi le manovre evasive Derevi. che è Derevi, anche lei. Carina carina foil e come avevamo detto Qua però hanno sbagliato, ha sbagliato, esatto. perfetto No, hanno sbagliato proprio a stamparli. perfetto, bene. Sono le scatoline. Vabbè, basterebbe cambiare il coperchio se hanno messo dei revi di qua. Perfetto, No, no, c'è due Freyalis. hanno Hanno sbagliato. sbagliato proprio a mettere. E ovviamente anche questa è bellissima. Realize foil. Cioè, è stupenda. Ok. E questi sono. Sono i quattro i commander che trovate nel Commander Anthology. Che
che è un prodotto davvero carino, anche perché Kalia e in particolare, ma anche gli altri mazzi hanno dei comandanti davvero interessanti. Quindi hanno, per un'anthology, hanno fatto davvero una scelta Sì. ottimale. Perché comunque a volte gli anthology non Sì, più saranno più dentro le ovviamente. storie, immagino, o Sì, le viste. le storie, le regole di Commander, quelle cose lì. E quindi Questo Commander Anthology. Tanto iniziamo con gli sboxing, così magari intanto arriva un po' di gente, poi iniziamo a parlare di tutto quello che c'è da da dire, perché dire. c'è tanto da dire. Allora, L'altro qua invece prodotto c'è è Arcenemy, Arcanemy. che dobbiamo proprio aprirlo. Ce la sto facendo, Sì, ci credo. ok. Questo è più particolare perché è venduto proprio quasi come se fosse un gioco a parte. Aspetta che lo metto a posto questo. Ok. Cioè, già partiamo Ok. da una scatola con un'arte fichissima. Esatto, poi se notate che qua c'è proprio le diciture come se fosse un gioco da cioè quanto ci si impiega, i giocatori e tutto. Avevamo già detto che sembrava impostato almeno graficamente come un Quindi gioco è da proprio la. tavolo. Cos'è sta roba? La Anche qua busta. abbiamo. Che bello! Questo verrà a casa con me, mi sa. No, dai, te lo lascio. E il vincitore è. Adesso qui sono i portamazzi. E qui ci sono i mazzi, i mazzetti. E abbiamo i. Beh, le token. Tutte le token spirito di Ryan. Il mazzetto delle token. E poi il mazzo di Gideon, giù con Gideon Giura come Planeswalker, il mazzo di Chandra con Chandra Pyromaster, ok, e il mazzo di Nissa con Nissa Warwaker con una bella arte. E avevamo postato l'articolo delle liste già, Sì. quindi se non le ricordate magari lo si guarda Ok. lì. E poi Allora, qua c'è, vabbè, il porta il segnavite. E poi c'è gli schemi, gli intrighi, no, diciamo. ovviamente il nostro bote, il nostro mazzo di Bolas, che avevamo detto che era 1 versus 3. Tanto uno è più forte di questi tre insieme, lo sappiamo. Ieri invece abbiamo vinto noi in tre. Sì, vabbè, ok. Nel gioco riesci a batterlo. Queste qua sono tutte gli schemi, gli intrighi che Nicol Bolas può mettere in moto. Ovviamente, ora come ora, non monteremo le scatole, che sono abbastanza grandi per contenerli con le Sì, bustine. Questa cosa così dicono. ci rende felice. Quindi questi Buone. qua li rimettiamo A dove posto. erano. Qua abbiamo la possibilità di avere Questa qua The le. time of the god Pharaoh is high. Fighissimo. Ah, c'è proprio la storiella. E tutta la come giocarlo dietro. È tutto in inglese, ma è abbastanza facile comunque da capire. E poi, dato che la struttura dovrebbe essere relativamente simile al vecchio, ormai si dovrebbero trovare svariate traduzioni. Sì. Quindi Questi metterli in dove piedi, qua erano? erano Vabbè, tutti qua insieme. dovrebbero Sì, esserci. erano qua così. Ah, ok. Mi sa, no, Ah, due. può essere che posso così. No. Sì. Ok. No, perché questo qua non ci Perché sta. uno è più grande? Non lo so. Facciamo così.
A posto. E voilà. E qui ci sono le... Vabbè, cattivo. Le scatoline. Ah, ma sono simboli diversi. Sì, hanno dei simboli diversi. È perché questo è agro, questo... Pugno, questo è boh. Yile. Ah, no, 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 sono i simboli. Simbolini. Esatto. E cioè, infatti questa è Nissa. Perché ha le orecchie, wow. I tatuaggi. Wow. E poi il dito. E qua c'è le corna, le ovviamente. Le corna di Bolas. Beh, abbiamo scoperto questo dettaglio. Carino. Carino, che ci carino. Sono i... questo simbolino che non ecco che si è messo a fuoco, che tipo i simbolini di Nissa, di Chandra e di Gedeone, e di Gideon, che è il pugno con i aiuto di con quale? I surai, con i nastrini. Sì. Bene, dopo questa io monto già questi. Vabbè, ma era per mettere a posto, montiamo ma dopo. Perché secondo me dopo poggiali sul letto. Ok. Abbiamo un sacco di cose da dire, quindi non perdiamoci subito. Ma era bello. Lo so. Aspetta, questo mi si è inchiodato. Ok. Perché ci sono un po' di informazioni da dare e quindi bisogna iniziare. Anche perché ci sono stati tanti annunci che abbiamo, che riassumiamo alcuni che sono già stati dati. E ne aggiungiamo altri quelli delle prossime edizioni, mm-hmm. Ma soprattutto ci sono state, che faranno volare delle teste, un sacco di leak, di fuoriuscite di informazioni, non tanto su Era della Rovina, che stanno iniziando gli spoiler effettivi e quindi dopo parleremo anche di quelli e delle meccaniche, ma su Ixalan direttamente. E quindi effettivamente siamo ritrovati giovedì, se non sbaglio, tieni anche sì. Questa, a avere più informazioni di sì, adesso torna, aspetta che poi torni e torna anche la luce. Che cosa? Non si vede più niente. Ah, scusa. Al posto di avere delle informazioni su tante informazioni su Era della Rovina, ne avevamo di più su Ixalan. Luce. Esatto. Ecco. Sono mago. Stregone. Sei stregone. Sì. Non sono mago. Mago, stregone. E quindi inizierei dalle uscite e dalle altre informazioni. Beh, prima fare un riassuntino di quello che avevamo detto già venerdì, okay. Martedì nella nostra live consueta. E hai dimenticato gli spiriti e i zombie e sì. Le cose. E che praticamente diciamo sono stati annunciati un po' di cambiamenti da parte soprattutto della struttura dei blocchi. Mm-mm. Delle espansioni. La cosa più importante è che, come era successo con Magic Origins, quindi ormai 3 anni fa, che la struttura dei blocchi è passata da dei blocchi a di 3 espansioni più set base a blocchi di 2 espansioni e basta. Oggi da dopo Ixalan la struttura cambierà nuovamente. La cosa interessante è che le espansioni non saranno più contenute in blocchi da più espansioni, mm-hmm, esatto. Ma ogni espansione saranno, cioè tutte le espansioni saranno espansioni grandi, perché da un blocco solo. Se no, cioè di solito l'espansione odierna sono 2 edizioni, la prima grande e la seconda più piccola come numero di carte. Mentre, quindi dicevo, da dopo Ixalan le espansioni saranno tutte grandi e essenzialmente costituiranno esse stesse un blocco. Quindi, a livello di lore, e vuol dire che saranno di solito piani o storie autoconclusive che si possono espandere in 2 blocchi interi. A livello di carte, che ci sarà un blocco solo grande con meccaniche, con planeswalker, esatto. E non 2. Sì. Quindi non ci sarà più, come vediamo ora nell'Era della Rovina, le meccaniche della prima parte e le meccaniche della seconda, ma ci saranno solo 9 meccaniche o meccaniche riprese, mm-hmm. Però solamente un blocco solo grande.
E questo potrebbe permettere comunque di espandere, io parlo sempre dal mio punto di vista, dal livello di lore, di storia, di più la storia, perché permette di fare dei flash, di saltare un po' di più rispetto a stare tanto sullo stesso posto, ma permette anche di introdurre delle novità, tante novità, sì, Esatto, nello stesso momento. più che altro magari vedere più cose all'interno dello stesso anno Vedere cose dove diverse. tanto tempo fa in un anno vedevamo una sola location, senza una sola storia, si è passato a vederne due essenzialmente, E se ne adesso basterà si è passato a vederne vederne tre o tre o quattro. quattro. E poi soprattutto, poi però hanno detto anche che se una storia ha bisogno di svolgersi, nonostante questa nuova tematica del Non blocco a sé saranno più i stante. Return to dopo secoli e secoli, ma ci saranno due blocchi a che sarebbero a sé stanti, Esatto. ma vicini per Sì, finirla. diciamo riprenderanno diciamo alla larga quello che era la vecchia struttura, ossia saranno comunque due blocchi grandi, ma magari il secondo blocco è comunque nella stessa ambientazione del primo o è legato al primo e questo legame si vedrà anche nelle meccaniche, si vedrà Mi ricorda un nell'ambiente, po' tanto la diciamo. questione Landa Tenebrosa È all'Orwyn, una cosa, una cosa così. può essere una cosa, un esempio. Più, sì. Questa era una cosa, e questa qua era una notizia, diciamo, più importante. La seconda più importante è che quindi, come al solito, saranno quattro espansioni all'anno. Avevamo detto che nel 2014 Magic Origins sarebbe dovuto essere l'ultimo set L'ultimo. base, e E invece hanno invece, deciso di tornare alla struttura di set base. e i set base permetteranno sempre della struttura dell'avvicinamento di nuovi giocatori, ma Esatto. anche ristampe più mirate all'interno che possono aiutare il T2, ma possono aiutare anche i giocatori di altri formati, perché comunque le ristampe sappiamo che sono legali in T2, ma che piacciono agli altri se abbassano anche Esatto. i prezzi. Però i corset, quelli non saranno più solo questo, ma non saranno più a sé stanti, ma Esatto. saranno all'interno di un piano. Per esempio, il primo che abbiamo visto, e qui lo dico perché insomma ce l'ho lì, sarà su Dominaria. Si torna a Dominaria col primo nuovo set base, No, no? no, No, Dominaria è è un'espansione a parte a e poi c'è il set parte. Ma base. come? Mi hanno detto Eh quello? no. Avevo letto Eh male no. allora. No, No. quello adesso aspetta, parlando di questa cosa dei set, possiamo andare qui. Qua si vede giusto graficamente Ok, espansione grande, ok, avevo letto male io. qua si vede ancora quei nomi in codice, in realtà molti di questi li sappiamo. Comunque, come potete vedere anche dal sapiente uso dei colori, la nuova struttura da dopo Eggs, che ora sappiamo chiamarsi rivali di Ixalan, Esatto, rivali di Ixalan. si avranno tutte espansioni, come potete vedere dai colori tutti diversi, Grandi. tutte diverse, cioè E insomma tutte a sé poi stanti. hanno Ah, è vero, esatto. il cosino. Per dirti che cioè indietro non Esatto, non si va. Allora, cosa vediamo delle uscite? Sappiamo che il 29 settembre vai, Andiamo, esatto, intanto io ho c'è il la pratica. La supporto, la pratica tabella. Ok. pratica tabella che non va. Ok. Allora, Aspetta che la sposto. manca ovviamente, cioè l'ordine sarà un po' casuale, quello che vi dico io, perché è un po' diverso. Allora, perché è più tematico, iniziamo da Ixalan il 29 settembre, e di quello che sappiamo di Ixalan a livello di più trama è che è un'ambientazione piratesca con dinosauri, ma che in realtà richiama un po' il mito di Esatto. Eldorado. La protagonista, Planeswalker, è Vraska, la Gorgone che abbiamo incontrato su Ravnica, che era della Gilda Golgari, e Vraska versione pirata che combatte i dinosauri. Questa è la presentazione Esatto. della Wizard. Ufficiale. Ovviamente ci sarà il 19 gennaio, rivali di Ixalan, che
Sappiamo solo il nome, però possiamo anche aspettarci un po' che rivali, quindi gruppi di pirati, gruppi di qualcuno, Sì, di sì, sì. altri che rivaleggiano per il possesso magari di un tesoro O della o della città. città stessa. Perché c'è Explorer of Ixalan, Vediamo che qua. vediamo qua a novembre, il 24 novembre, quindi a metà tra i Esatto. due prodotti. È un'esperienza multiplayer di Magic che include tutto il necessario per giocare, così viene presentato. Sconfiggi i tuoi avversari lungo il cammino che ti condurrà alla città perduta. Quindi è una conquista della città perduta. Ed è sempre stile gioco da tavolo, sembra, come hanno voluto impacchettare, diciamo, Arcenemy. Anche perché se sulla pagina del prodotto si vede già il contenuto e ci sono tipo 40 tessere di gioco, Quindi delle è pedine. un gioco da Sì, è un gioco tavolo. da tavolo per 4 giocatori con ognuno ha il suo mazzo da 60 carte, perché dentro ci sono anche sempre 4 mazzi da 60 carte. In più ci sono queste pedine di gioco, tasselli di gioco, che probabilmente sarà una specie, non dico di gioco dell'oca, ma qualcosa del genere. Secondo me sarà un tabellone dove poter muoversi e Esatto. in base magari a quello che fai con le carte succede qualcosa, o in base a quello che Quindi fai sul diciamo una tabellone. versione di gioco più simile cioè simile più ad Arcenemi che a una partita Esatto. standard, però con un tabellone. E ovviamente anche per questa edizione, come hanno fatto per le precedenti, ci sarà il The Art of Magic, The Gathering Certo. Ixalan. E ovviamente come lì sarà caratterizzato da sia trama che art particolari. E ovviamente anche qui si concentrano su alcune piccole informazioni che Ixalan è piena di bestie pericolose, tesori, rovine, e sella il tuo dinosauro ed esplora l'ignoto. Quindi c'è proprio l'immagine che sia una ricerca stile pirata, però in sella un dinosauro. E questo ci piace tantissimo, cioè proprio una cosa fantastica. Sento già la musica di Jurassic Esatto, Park. qua, 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 qua. No, Un altro prodotto, poi ci sono invece prodotti che non c'entrano effettivamente con Ixalan, ma che saranno molto interessanti. C'è un nuovo dual deck che esatto. vediamo che esce Il 10 il 10 novembre. novembre ed è Merfolk vs Goblin, quindi Sì. Tritoni vs Goblin. Anche lì vedremo, non sappiamo ancora nulla. È possibile che i mazzi possano essere monocolor o bicolor, in realtà. Sì, forse monocolor, Monocolor, ci si farà il blu stanno. contro rosso Esatto. classico. Ultimamente è sempre così più o meno i dual deck, è blu contro il E ovviamente rosso. cioè, essendo il 25esimo, hanno scelto di prendere comunque due delle tribù più famose e di utilizzare Anche e più più competitive. competitive, e quindi magari ci faranno anche dei regalini Sì, all'interno del qualche dual deck. ristampa gradita per chi gioca queste due tribù. Una sia in Modern che in Legacy, Tritoni, Goblin più Legacy, perché non hanno Però stampati i goblin pochissimi. sono amati da tutti. Cosa vediamo poco sotto a il dual deck e l'edizione e il gioco? In Sì. realtà, cioè, l'edizione e il gioco, Che esce lo vediamo stesso un giorno? From the Vault. È From the Vault Transformation, quindi ovviamente Transform. transforma, scusa. Ovviamente è I Transform. Transform, esatto, fanno le carte dei Transform. Ovviamente raccoglie anche qui, come tutti gli altri, 15 carte particolari, ma queste 15 carte sono bifronte, ognuna con la sua storia da raccontare. Quindi Quindi cioè, sarà una cosa saranno divertente di il 90, per 10 saranno di Innistrad, e poi ci Innistrad. sarà oppure 9, sì, 10 saranno di Anche Innistrad e un 5 i PV di Origins. me fo sì, forse potrebbero farlo. Insomma, è sempre il 25esimo Sì, anniversario. quindi magari un Jace piccolino, Foil. foil, Bello. potrebbe saperne. Potrebbe saperne. Il 27 aprile, invece, vediamo Ok. che esce Il tuffo nel passato, si torna su Dominaria, ma come prima ho sbagliato, è un'edizione grande. Questo mi rende Esatto. ancora È più ancora felice, cioè è meglio, ancora più bello.
Poi cosa vediamo? Vediamo un bellissimo logo curioso che esce il giorno prima del mio compleanno Esatto. ed è Unstable. Cioè io piango tantissimo, piango malissimo perché è il terzo set del blocco degli Unset. Cioè nel senso, dopo Aninke, dopo Unglued, cioè Unstable. Io già Unstable. mi aspetto delle terre full art perché Eh non posso beh, non farlo. poi ci sta. Ci sta. E per chi non sa cos'è, perché comunque c'è anche chi non sa, è un set a bordo argentato, è un particolare perché le carte sono a bordo argentato e non sono carte legali, E tra quindi cui esatto, non quindi non essendo possono carte essere legali giocate in giocate torneo. in torneo in nessun formato, nemmeno Commander. Sono carte strampalate, carte curiose, Sì. carte Buff. buffe, però sono belle così, cioè sono tanto tanto belle. Ne abbiamo comprata una, non so in questo momento dov'è, quella di Maro. Quella dove c'è schiacciato. Ce l'ho da qualche parte, non so Però dov'è. i due set sono ancora famosi, soprattutto per le terre full art, che sono particolarmente belle e anche un po' costose, ma non tantissimo. Però sono in realtà set molto molto buffi, molto divertenti, che vanno giocati all'interno Sì, del set si stesso, si draftano. draftano ed è un'esperienza che dovete fare. Io non l'ho ancora potuta fare perché No, ovviamente non avevo neanch'io iniziato a giocare, non ho mai avuto l'occasione. però adesso che avete l'occasione fatela perché secondo me c'è da morire e poi tira sulla cattiveria Ma brutale, no, perché secondo me è eh sì, sono divertente. carte buffe, Eh beh, quindi sì. stile Munchkin. Nell'ambito dei festeggiamenti, ovviamente per i 25 anni che cadono, cioè il 16 marzo del 2018, ci sarà un'edizione anni 25esimo anniversario della serie Master. Quindi quel Master 25 sarà un prodotto nuovo. Sarà un prodotto che conterrà 249 carte provenienti da tutta la storia di Magic. Quindi simile ai prodotti Master, Esatto. anche questa un'esperienza più pensata per il draft, Sì. Cioè, l'ambiente è è stata pensata l'ambiente di per l'ambiente draft, di e aveva un quindi ambiente anche di qui secondo draft me ne vedremo fico. delle belle, davvero delle E quindi ristamperanno qualcosa comunque di valore perché, come tutti i set masters, ha il costo delle bustine consigliato sempre quello di 10 dollari, e quindi che poi da oh. noi va spazio dai 10 ai 12 12, euro, poi dipende. 13 euro bustina. Ultimo, ma non ultimo, c'è il ripristino del set base a Esatto. luglio e anche qui no, ovviamente non si sa nulla. No, Io spero esatto. in una cosa E tipo Shandalar. si chiama proprio set base 2019, quindi neanche un titolo da dire, non so, vi diamo uno spunto No. su cosa potrebbe essere, anche perché hanno detto che i set base, a differenza di quelli vecchi, vorranno dire qualcosa sotto, diciamo, l'ambito della storia. Quindi potrebbe essere che il set base sia uno spin-off su un personaggio conosciuto, sia magari dov'è un personaggio che noi conosciamo, Esatto. però non potendolo inserire all'interno del resto della trama perché andrebbe un magari solo su di lui che è spostato, tipo dov'è Garruk? Cosa facciamo? Ce lo mettiamo nel corsetto per sapere che cosa ha fatto fino adesso. Ci potrebbe anche stare perché è fuori dalla trama principale, che ricordiamo non sarà più da Ixalan e anche in realtà da Era della Rovina solo sui guardiani, ma si Esatto. espanderà e i guardiani torneranno ad avere un ruolo secondario come presenza in gioco. Quindi potremmo sapere, tipo nel corsetto, si potrebbe essere su Garruk perché è da tanto che Sì, non lo sì, sì. Esatto. vediamo. Verranno utilizzati anche in questo modo, quindi magari quelle domande un po' irrisolte, dove cacchio è finito quel O personaggio, cos'è cos'è successo successo su quel piano mentre. dopo o mentre, potremmo trovare risposta nei core set, che secondo me è un utilizzo molto intelligente perché dare un filo conduttore a un'edizione permette anche una fruibilità sia da livello di carte, cioè proprio di Sì. giocarla perché hanno un filo logico, sia a livello di vendita del prodotto stesso o anche del cioè, in generale della storia, perché sì, mettiamo tante carte insieme, alcuni dicevano sì, carine, però
magari moriva lì un Sì, po' sì. l'infezione. E questi sono gli annunci che abbiamo, non ce ne sono altri perché mi sa che sono già tanti. Sì. Sì, basta perché è un stable. Ah sì, beh, c'è pre-release anticipato di Iconic Master, ma Ah, quello, sì, ok. quello. All'Ascon ci saranno già degli spoiler forse di Iconic Master o altro, ma Sì, che anche quello esce a novembre, se non sbaglio, esce tutto a novembre. sì, penso di sì. Ok. Non lo so, adesso non Non ce me lo l'ho qua, ricordo però neanche. mi sembra di sì. E quindi questo è praticamente gli annunci, cioè io quando vi ho visti ero io. Sì, io ero al lavoro ed ero lì, tipo, ho smesso di lavorare per Cioè, un'ora. stavo cercando di studiare il discorso della tesi, ma non sta sortendo un grande No. effetto. Mi sa che gli spiegherò questo, anche se non c'entra, Vabbè, dai. perché Puoi cioè, lo so meglio. prendere un buon voto? Non credo. Come no? Dici no? No, i No. pirati e i dinosauri forse non mi interessano. Ma no. Poi. Poi cosa abbiamo in mano? Abbiamo gli spoiler sia di Ixalan sia di Era della Rovina. Esatto, e Perché questo abbiamo già gli spoiler di Ixalan? Ci perché si può qualcuno chiedere. ama molto l'idea di essere A meglio rischio, decapitato. esatto. C'è il sospetto che sia lo stesso. Cioè, allora, quando c'erano stati quelli di, Di di Commander. Commander, gli spoiler, poi erano usciti subito gli spoiler di alcune cose. Il problema del sito c'era Ah, è stato. vero, ma quello Era un. non è la stessa Adesso cosa. non sappiamo se la stessa persona che stava per perdere il collo Per per Commander Commander sia lo 2017. stesso che ha deciso di farla finita in grande stile trafugando un foglio delle rare. Praticamente c'è questa persona che è probabilmente un dipendente della tipografia dove stampano le E carte ha deciso di una delle che tipografie in cui stampano le non ci tiene carte. tanto al suo lavoro ormai. Esatto, praticamente ha O preso ci tiene tanto, tanto, un tanto. foglio di stampa delle carte di Magic, quindi quello ancora non tagliato in carte, ma è un foglione È gigante, bellissimo anche da vedere. e ha deciso di prenderlo o comunque portarlo via un attimo, farci delle foto e metterle su internet. E questo foglione qua era un foglio delle rare di Ixalan. Il foglione delle rare è particolare. Mi ha piatto qua una qualcosa. È particolare perché per come le buste di Magic vengono, diciamo, prodotte, per fare in modo che le mitiche siano più rare delle rare, le stampano in questo foglione un numero particolare in modo che ci sia una di tutto il set, una copia di ogni mitica, e poi le rare sono in numero casuale, ma sempre Maggiore. il doppio rispetto a un foglio normale. Quindi in questo modo hanno il calcolo della probabilità è che la mitica vada nella busta, prendendola da questo foglio. La probabilità che dicono che hanno le mitiche essenzialmente nelle edizioni. E quindi abbiamo potenzialmente già tutte le mitiche di Ixalan più un Buon cospicuo numero. numero di rare. Ovviamente le foto che sono state Sì, postate non hanno, non hanno tra una virgolette, per nostra qualità. fortuna, perché altrimenti non ti godi più l'attesa, una grande qualità. Quindi alcune sono leggibili, difficilmente ma leggibili, alcune sono intuibili, altre si Altre non si intravede vede quasi. qualcosa. Sì, Da un lato è anche positiva questa cosa perché altrimenti tutta quella ci si bella attesa dello rovina. spoiler. Perché comunque sono uscite una quarantina di carte tra rare, cioè di rare, tra rare E e questo è quanto. rare mitiche. E sulla nostra pagina, noi quelle che sono state più o meno decifrate, noi le abbiamo messe, ma nota. Che cosa triste quella È di un po' Ixalan. Eh sì, sì. però abbiamo preferito metterle anche perché comunque cioè, sono ovunque adesso. Esatto. Ormai nel senso, un conto era che la cosa si sapesse in pochi, tra virgolette, o comunque
poi non ha senso perché se sei su internet è impossibile che la sappiano in pochi. Allora, tanto valeva tradurle Quindi e... almeno abbiamo fatto la traduzione e la potete eventualmente vedere nel nostro album. E la cosa brutta, appunto, come molti dicono, è che ha ucciso tutto l'hype Sì. che avevano montato, guarda caso, il giorno prima. Quindi sembra quasi una cosa fatta, cioè, fatta apposta per danneggiare la Wizard, che sia subito il giorno dopo, subito l'annuncio che hanno rivelato: ah sì, pirati, Esatto. dinosauri, dovrete aspettare per vedere che cosa è. Il giorno dopo, track, la foto con Sì. tutte le cose, con tutte le carte. E quello mi sembra un pochino sospetto così a occhio, quindi cioè, non dico che Ovviamente. c'è dello spionaggio industriale o così, però diciamo ha scelto proprio questo individuo ha scelto proprio il momento perfetto per danneggiare quella che è un'azienda alla fine. Perché in un colpo solo ha ucciso sia l'hype per Ixalan, perché ormai non, cioè, si sono viste già le meccaniche, già le cose come più o meno saranno, e nello stesso momento ha ucciso l'hype per Era della Rovina, perché ok, voi adesso ci state facendo pian piano fare gli spoiler di Era della Rovina al Grand Prix di Las Vegas, Però intanto noi sappiamo però già cosa verrà noi intanto dopo. sappiamo, esatto, noi vogliamo già, o vogliamo già giocare a Ixalan perché a quelli a cui piace, e Oppure a quelli che sappiamo sono già che... indifferenti, vabbè, ok, adesso abbiamo già Ixalan, con Hour of Devastation non è che sia, insomma, ha Sì, ha compromesso compromesso... una No. cam la campagna pubblicitaria, tra virgolette, dei set della Wizard dei prossimi 6 mesi. È quello. Sì, il tempismo appare davvero impeccabile. Fatto sta che ormai queste informazioni ci sono, quindi tanto vale Tradurle. sviscerarle e analizzarle. Iniziamo quindi con quello. Iniziamo, sì, con. Ora No, della... facciamo prima con Hour of Devastation, che stanno uscendo pian piano le cose. Comunque ci sono cose molto interessanti, anche perché comunque di Hour of Devastation, magari col fatto che non sappiamo la storia, vogliamo capire cosa succede ai guardiani, Bolas cosa fa, cosa succede ad Esatto, comunque Amonkhet. c'è ancora tanto da Sì, c'è anche dire. ora un bel po' di cose da dire. Non ha commentato in nessun modo Marco Zotto la questione degli Che spoiler. io sa, cioè io non ho proprio... Ancora no. Di solito, soprattutto queste cose qui, sono No. più da ufficio stampa, tra virgolette. Era già successo in passato che uscisse un articolo sul sito di Magic che essenzialmente sotto come se fosse un comunicato stampa in cui dicevano i provvedimenti che avrebbero preso, che cos'è successo in dettaglio, e di solito usciva sempre però dopo che si erano accertati di tutte le situazioni Quindi del dovremo caso aspettare. sul DAFA che avevano deciso il da farsi e tutto. Quindi secondo me la settimana prossima uscirà un articolo dove spiegheranno come è potuto succedere, penso, se hanno scoperto chi è, che cosa hanno intenzione di fare Anche perché sono stati ancora, cioè sono tutto. stati zitti ancora su quelle poche carte comunque nuove del Commander, Esatto. quindi può darsi che indagando cioè l'ipotesi è che sia la stessa anche persona che abbia dato questo colpo di grazia, perché comunque è giusto giusto così vicine, cioè quello che un po' Aiuto. stupisce, non solo il tempismo, ma anche che cioè, è appena successa una cosa simile, Sì. quindi secondo me nelle prossime settimane si faranno sicuramente sentire con un comunicato o ne parleranno in modo un po' più ufficiale. Anche perché Esatto. se non sanno non bene è meglio Sì, non... non Cioè dire non, niente. diciamo che sono un'azienda talmente grande che non parla finché non sa. Sì, penso di sì. Quindi adesso vediamo un po'.
po' di qualche spoiler preso ad hoc Dio, era della di rovina. Era della Rovina. Allora abbiamo la era della rivelazione, di cui l'art era già Infatti. stata spoilerata ed è bellissima. Che è una stregoneria, costa 6, 3 bianchi, che dice che costa 3 in meno per essere lanciata se ci sono 10 o più permanenti non terra sul campo di battaglia. Quindi io qua sento Commander che mi si urla. E come effetto ha distruggi tutti i permanenti non terra. Quindi Quindi una essenzialmente brattona a costo 6 con o a o costo costo 3 3. se ci sono tanti permanenti. Niente, qua non c'è molto da dire. Sì. Chissà se faranno tutte le ere come carte. Potrebbe Può essere essere. sì, perché una per colore magari Ci può ci potrebbe stare. anche stare. L'arte è davvero, Arte davvero meravigliosa. bellissima. Esatto. C'è già sul sito della Wizard legata al primo, se non sbaglio, la Sì. prima Magic Story ed è Sì. wow. Poi. Non mi ricordo le carte, quindi vediamo. Ah sì, c'è questo ciclo che è stato spoilerato dai vari account della Wizards del mondo, uno per ogni continente Esatto, e praticamente. sono il ciclo delle sconfitte dei vari guardiani, Esatto. con interessanti flavor Esatto, text. molto bene. E questa è quella di Gideon, per esempio, che costa uno bianco, un istantaneo. Dice esilia una creatura bianca, bersaglio, attaccante o bloccante. Se era un planeswalker Gideon, guadagni 5 punti vita. Quindi è Quindi proprio l'anti-Gideon perché. tutte questi istantanei dovrebbero essere tutti istantanei, No, sì, mi no. sono un po' Tutte istante le stregonerie, stregonerie. questo ciclo di sconfitte sono tutte legate alla presenza del planeswalker che viene sconfitto. Esatto. C'era, che ne so, quella blu. È un counter a costo 1 e 1 blu. Che neutralizza la magia blu. Se quella Se magia era un Planeswalker Jace, allora profetizzi anche due. È sempre comunque, fa diciamo, sono qualcosa di carte da buono. side, tra virgolette, perché sono specifiche su dei colori, hanno dei costi molto bassi proprio Sì. per il fatto di essere così specifiche sui colori. In più, se usate per, diciamo, liberarsi nel modo in cui fa la carta del Planeswalker dei guardiani corrispondente al colore, fa un effetto aggiuntivo. E queste serviranno sicuramente giocatissime in T2 Sì, perché stavo guardando se quando c'erano. escono carte così, sempre nelle side ci vanno nozze, soprattutto questa qua di Gideon con comunque Gideon di Zendikar ancora legale. Esatto, Lo e rende quindi molto è meno proprio spaventoso. l'anti Tribale Sì. Gideon è morto. Ciao Tribale Gideon. Poi vabbè, anche le altre sono carine, però più che in sé tutte le carte sono da side. Eh Sì. beh, cioè è l'idea, è Bolas che schiaccia i Esatto. guardiani. Con una frasetta personalizzata per ogni Sì, guardiano da parte sua. Gideon deve essere davvero facile giocare a fare il paladino quando ti credi intoccabile, povero illuso. Povero Illuso. illuso. E ovviamente tutti questi flavor fanno capire la figaggine di Nicol Bolas. Ok? Poi, dopo. Ah Io sì, si scorpione. è visto il primo dei tre dei che non si era Che capito che sono fine avessero stati fatto. nascosti. Allora, avevamo visto delle art tra trailer, art spoilerate, cose così, dove si intravedevano alcune divinità. Lui no, Esatto, lui no. no, lui no. C'è una divinità che ricorda un po' una locusta, una divinità. Da quel che intuiamo dall'arma, però si vede solo il braccio Sì. abbassato e il braccio è scheletrico. E il dio scorpione, che ovviamente anche se mi fa un po' schifo l'idea, ci sta perfettamente con Sì, con l'Egitto. l'Egitto. Il dio scorpione è un 6-5 a costo 5 ed è bicolor, quindi anche gli altri due potremmo ipotizzare dei Che siano dei bicolor, bicolor. anche perché non ha senso farne uno bicolor. No. No, dai, insomma, sono più carini. No, vabbè, saranno. Ah no, sto dicendo sono i bicolor di Bolas, ma uno di quello di Bolas è il nero. Quindi. Quindi. Vabbè, potrebbero essere
nero-rosso, blu-rosso e blu-nero, Sì, potrebbero per essere esempio. anche quelli, perché comunque l'idea è che siano queste divinità che non sono state corrotte nello stesso modo delle altre, ma sono state prese da Bolas e nascoste, per poi essere tirate fuori, quindi No, secondo ipotizziamo me le corrotte ha anche queste. modificate, cioè alle 5 gli ha soltanto modificato la memoria così. A questi li A ha questi proprio infatti non hanno il modificati. nome proprio, non hanno più un nome proprio. È il dio scorpione, Quindi l'altro avremo sarà il dio il dio Locusta, locusta il dio e il dio scheletro. scheletro, secondo me. E il dio scorpione gioca su quella meccanica, quella dei segnalini meno uno, meno uno, che Esatto. abbiamo visto molto in Amonkhet. Li può mettere e ovviamente mettendo i segnalini, ogni volta una creatura con un segnalino meno uno muore, peschi una carta. Quando lui muore, lo fai tornare in mano al proprietario fino all'inizio della prossima sottofase Esatto. finale. Quindi anche non è indistruttibile come gli Però ti altri, torna in mano. ma è come se si rianimasse da solo, quindi cioè come quasi che fosse stato preso anche lui dalla maledizione del piano Esatto, l'idea che torna. della non morte, del ritorno. Esatto. Poi tornano le carte con le splittate. Questo è ridurre in polvere, credo. L'ho tradotta dall'inglese, però ha senso come Sì, sì, anche sì, sì. coppia di parole. E non è male, in realtà, è molto carina perché costa, la prima parte costa 1-1 nero. Scegli fino a due creature bersaglio, metti un segnalino -1/-1 su ciascuna di esse. Chiamate O'Connell. Scherzi a parte bella carta. Ah, è la mummia. È mica la mummia. Sì. Sì. Scherzi a parte bella carta. Una domanda. È contro Bolas o pro Bolas? Ho un burattino di Dovrebbe Bolas. essere pro Bolas. Quindi anche se era contro all'inizio, non lo è più tanto Esatto. volontariamente. E comunque la prima parte metti due segnalini -1/-1 su due creature diverse. E da conseguenze, quindi dal cimitero. L'effetto è a costo 4, di cui uno bianco, esilia un qualsiasi numero di creature bersaglio che hanno segnalini -1/-1. Quindi già solo con il demone, quello che quando cicli metti un -1/-1 su tutte le creature dell'avversario, Cioè, le due, e una poi hai questa e questa nel cimitero, l'altra. ok, sono morte tutte le tue, esiliate tra E l'altro. anche meglio. Quindi Ci piace. non è male, è No. carino come effetto. Poi dovrebbero esserci, esatto, sono uscite le meccaniche. Allora, la sentinella risoluta in questo caso è Sì. comune, vabbè. La sua abilità eternizzare è questa nuova Tipo, sì, che è meccanica. eternare, Sarebbe adesso è eternare. uscita la traduzione ufficiale, anche proprio di questa carta, E e eternare essenzialmente. assomiglia un po' a imbalsamare, con però alcune differenze. Esili la carta del cimitero, crei una pedina, che è una copia di quella carta, ma è un tranne che è un chierico umano zombie 4/4 nero senza costo di mana. E può essere lanciato come Esatto. stregoneria. Quindi la differenza essenzialmente è che È un uno zombie. la pedina, no, lo zombie era anche 4/4 prima. chierico nero, umano. Sì, perché la pedina è nera, Sì, invece con e deve imbalsamare essere era era bianca. bianca e ha come forza costituzione 4/4, quindi diciamo, è una versione potenziata della creatura che è andata al cimitero prima e hanno già detto, ovviamente per chi se lo stesse Chiedendo. chiedendo, che tutte le creature con eternizzare avranno forza e costituzione, almeno una delle due minore dei quattro, perché Non altrimenti, ha molto senso. a meno che non abbiano degli effetti sgravi, che allora anche tu a farlo tornare come 4/4, se nel caso fosse più debole della Ma con un cosa effetto originale, con un gigantesco effetto si più può forte, fare. però ci poteva stare. Poi le altre meccaniche nuove. No, non, mi sono dimenticato. O l'hai messo dopo? Non l'ho messo dopo. Ah no, forse l'ho messo dopo perché non li ho ordinati. Quindi Vabbè. andiamo Allora avanti. ci sono le. No, No, li ho no, no. ordinati, li ho ordinati. Visto, ero stato bravo. Ok. Capita. Allora, qual è l'altra cosa nuova?
affliggere. Affliggere, Che che è perché abil... l'avevamo già vista nell'altra live, Esatto. affliggere. Che è essenzialmente presente sulle creature, è affliggere X con un numero e essenzialmente denota un'abilità innescata sulla creatura che dice che quando quella creatura viene bloccata, il giocatore in difesa perde X punti vita, dove X È è il numero cioè il numero vicino dell'infliggere. all'affliggere. Affliggere, o affliggere, sì, infliggere è una. E l'ultima cosa è che i deserti saranno Più presenti. prominenti in Era della Presenti. Rovina. Infatti ci saranno dei deserti colorati che entrano tappati e che si possono ciclare. E soprattutto ci saranno più carte, molte carte, che... diciamo, conteranno la presenza Di dei deserti. deserti Sì, o sotto il tuo controllo o nel tuo cimitero anche. anche perché i deserti possono essere ciclati Esatto, e quelli lì quindi colorati, sì, sì. Esatto, quelli colorati possono essere ciclati e quindi andando nel cimitero contano anche lì. e quindi alla fine nell'era della rovina sembra che comunque la città venga comunque Distrutta. distrutta o quasi Lo si che vede tutto anche diventa nelle terre base full art, così sono esatto. intraviste dove tutto è un po' distrutto, parti rase al suolo, quindi effettivamente la rovina è presente anche per la popolazione di Amonkhet. Non è una rovina, beh, Esatto, volatile, tangibile, lieve. proprio rade al suolo metà della città. Inoltre sembra da alcuni flavor text che il Lazotep, quel lapislazzuli, il Sì. minerale che su Amonkhet continuavano a estrarre, servisse per, sempre degli scopi di Bolas, Strano. per creare gli Eterni, che sembra siano zombie che essenzialmente hanno lo scheletro di questo materiale, o questo materiale serve per far riportare Quindi può i darsi che morti. l'arte che ho visto con quella staffa, con il globulo Ah, tutto azzurro, possa essere questa divinità legata agli Eterni, o può comunque essere, qualcuno che lo controlla. sì. Strano che proprio Bolas abbia pensato una cosa simile. Il trailer dell'edizione, che stavolta però non mi ha fatto vedere tristezza, È potevamo vero, farlo. potevamo. Il trailer mostra chiaramente dei disastri assurdi, quindi piaghe d'Egitto is coming. Perché ci sono le Esatto. locuste, ci sono arti dove piove il fuoco, viola. Sì. E quindi può darsi che comunque ci siano svariate situazioni di desolazione, fa molto bibliche, piaghe bibliche. Potrebbe essere, Esatto. sarà interessante. E Vedere perché che cosa. comunque, cioè l'idea è che ci debba essere anche a livello di trama e quello che lega le arte, i nomi delle carte, una svolta per i guardiani, perché altrimenti non avrebbe senso dopo limitarli, cioè se sono ancora molto presenti. Esatto. Quindi succederà qualcosa che gli farà cambiare la rotta, magari morirà qualcuno, forse no, l'ipotesi è no, anche se ho letto teorie interessanti sulla maturazione dei guardiani facendo perdere un componente del gruppo, magari uno o molto forte o non tanto forte effettivamente, ma molto legato a tutti, c'è un po' il collante, è la vittima designata per questa teoria era Chandra. Ah, sì, ho Perché è il letto. collante per tutti, è amica con Gideon, è amica con Nissa, si è trovata d'accordo con Liliana, riesce a comunque tenere testa e a convincere Jace a fare delle cioè, cose, e quindi lei è un po' il collante, o lei o Gideon come sconfitta di quello Sì, imbattibile, sì, sì. indistruttibile, anche se tutti e due abbiamo idea che nessuno ci lascerà. Perché Esatto. è più facile, però una cocente sconfitta secondo me la prendono, cioè Sì, si portano beh. di brutto e tornano indietro. Lo so, no, Chandra, no, lo sappiamo, però il discorso che mi era stato fatto è per far maturare il gruppo che non si rende conto che non possono sempre andare al rimbaggio,
cioè dire ah, andiamo a sconfiggere Bola, su andiamo, senza pensarci due volte, per far capire che non può andare tutto bene, è far perdere, far morire qualcuno. E lo si vede anche comunque in tutti i fumetti, in Sì, tutti i c'è. film dove c'è un gruppo unito che sembra imbattibile. Cosa succede? Uno di loro perde qualcuno. Cioè, in questo momento mi viene in Speriamo mente di i Guardiani della Galassia e mi scende la lacrima, no. i due, però nel senso, cioè l'idea, la motivazione perché potrebbero farlo, per farli maturare, per farli capire che non sono indistruttibile. Hanno sconfitto gli Eldrazi, sì, ma non è detto che gli vada sempre bene. Poi vabbè, la motivazione di Gideon è la visione che ha avuto. Sì. Liliana, secondo me Liliana hanno già trovato il modo con l'ultima Magic Story di portarla lontano dagli altri, perché ha mostrato com'è davvero e a nessuno piace. Cioè, nel senso, non a nessuno noi, perché chi gioca nero, chi ama Certo. Liliana, gli piace comunque, gli piace per quello, anzi la trovava scialba, magari tutta... Tutta carina, oh, sono figa, però voglio stare con lui. Però l'idea è Liliana è così, cioè volente o nolente è così e non può Sì, andare spietata. d'accordo con tutti come sembrava. Finché gli andava bene usarli o finché a tutti andava bene come riusciva a mediare il suo vero Però essere. nella storia si è accorta che gli altri erano più distanti perché si è resa conto che lei ha esagerato. Sì, però forse Comunque, quest'idea cioè del non fatto è. che lei si è resa conto che è esagerato, magari gli dice ora finisco la mia missione da sola e quindi trovano questo modo, questa missione dei demoni per allontanarla e per trovare una collocazione. Perché avevamo parlato delle collocazioni dei vari guardiani, se il gruppo si scioglie, lei, no, lei aveva questa missione dei demoni, magari dopo può tornare in sé e tornare da loro. Cioè, tipo, lasciatemi essere me fino a quando sarò schiava dei demoni, poi tornerò a essere quella persona migliore che stavo imparando ad essere. Ci può anche stare, una... anche perché comunque il nero non è solo voglio uccidere tutti, voglio essere figa e basta. Cioè, il nero c'è anche di più, il nero è anche il sacrificio. Quindi può darsi che ci sia... Vogliono aggiungere un lato anche a lei, non che ci torni una Liliana bianconera, cioè, non diciamo questo. Però forse questo spietate, cioè essere spietata che si vede nell'ultimo può essere quella cosa, ok, adesso devo fare qualcosa da solo per poter tornare indietro. Oppure si sacrifica contro Bolas e ci lascia in quel modo, però forse No, non è più. credo No. sacrifichi per altri. Quindi no, dai, insomma, al massimo per suo fratello si poteva sacrificare, era l'unica persona. Quindi, perché stiamo parlando del Toto morte? Ah, perché ieri l'ho Perché l'hai fatto te ieri sul fatto io gruppo. ieri. E quindi forse ci lasceranno, forse no, può darsi anche che dicano, magari dicono stiamo sconfitti, Bolas è un nemico talmente grande che ora dobbiamo dividerci per convincere altri Planeswalker a seguirci Esatto. perché abbiamo bisogno di più persone, perché a Esatto. confronto cioè Bolas è più forte o comunque È ha più piani più organizzato. organizzati degli Eldrazi Esatto. stessi, che alla fine era una minaccia forte, ma Ma boom. esatto, loro hanno, diciamo, costruito Cioè, come tranne... Bolas riuscirebbe a battere loro non solo per la forza, Ma ma anche soprattutto per per l'organizzazione e l'intelligenza. Loro l'astuzia. hanno battuto gli Eldrazi nello stesso modo, hanno creato una trappola, li hanno attirati ed ha funzionato. Punto. Ma volendo non c'è Ajani? Ajani arriverà, però Forse. forse, in teoria arriverà perché... prima o poi ha detto vado a chiamare i rinforzi, arriverà. Bisogna vedere. Però non credo che, nel senso, hanno ucciso Elspeth. Elspeth era strettamente legata ad Ajani. Ajani ha un conto in sospeso con Bolas già da Alara. Quindi uccidere Ajani in questo momento, dopo che è rientrato nei giochi da poco, Esatto, da molto è troppo, poco. troppo presto. Cioè, secondo me Ajani sarà proprio la chiave che gli farà capire, ragazzi, se andate avanti così, davvero vi spiaccicate contro di Bola, se schiattate malissimo. Quindi forse Ajani servirà appunto la sua presenza, sì, per Mi dare una piacerebbe mano, non farlo, tanto per ma. dare una mano, ma per svegliarli. Cioè,
Guardate, io sono qui con i rinforzi, non siamo abbastanza. Via. Cioè, ce la battiamo. Ce la battiamo. Intanto Amonkhet è tardi per la città, salviamo il salvabile, ma non ce la possiamo fare. Esatto. Anche perché comunque ha già distrutto tutto, cioè parte con una bratta, l'era della rivelazione. Sì, sì. Cioè, iniziamo col piede giusto, distruggiamo tutto. Adesso, in questo momento Toto morte, e qui adesso tra un po' scopriamo tante cose interessanti, speriamo. Io, cioè, l'arrivo di Ajani è sperabile. Qualcuno dirà che arriverà Tamiyo. Può darsi. Cioè, lui comunque è andato a chiamare qualcuno, quindi arriverà allora, qualcuno. Il gruppo che potrebbe, i planeswalker che potrebbero apparire sono sicuramente Tamiyo e Narset, perché erano all'interno di quel gruppetto. Sì. Uno che hanno detto che potrebbe apparire è ovviamente Ugin, perché è il conti sospeso con Bolas, ne ha talmente esatto. tanti, sai, ha cercato di ucciderlo, parliamo semplicemente di quello, e potrebbe anche esserci Sharkan stesso, sì. Anche se ora è, diciamo, fuori dai giochi perché ha trovato la sua stabilità, è quello che potrebbe davvero fare, sì, anche Kot ovviamente. Kot no, Kot è morto. Kot è morto. Ciao Kot. Dovrebbe essere morto. E forse, quindi, forse. In realtà, quindi no, perché, potrebbe apparire. Diciamo, Elspeth l'ha lasciato in una situazione un po' esplosiva. Un po' che, esatto. Con i minuti contati. Quindi sicuramente potrebbero apparire anche Planeswalker che è da tanto che non vediamo. Sicuramente non apparirà Elspeth. Non apparirà Vencer, esatto. Perché non torneranno indietro e diranno: ah, vi avevamo mentito, sono vivi, siamo vivi, no! E va Vencer che teletrasporta tutti. Però potrebbe arrivare qualcuno anche dal passato, Fico, che magari ci aiuta, cioè qualcuno che da tanto sì. Si vede, che potrebbe essere un indizio per Dominaria. Ah, può essere. Teferi è ancora vivo. Sì, ma non è un Planeswalker. È vero, più. Ha perso la scintilla, sarebbe stato arrivo di Teferi, prendi il controllo, blocca, basta, il tempo, andiamo. Tibalt, magari arriva a rincordo, Tibalt, che sono no, stati Tibalt che diventa buono e poi fa parte dei guardiani. Muore Chandra, se sono stato so okay. Che Tamiyo è inverosimile, ma l'uso del pergamino era stupendo da leggere. Tamiyo beh, è non plausibile è così per il fatto che sia legato ad Ajani, e quindi ha detto: non faccio parte dei guardiani, però se Ajani dice guarda Tamiyo, c'è un tesoro. Guarda tesoro, c'è un drago grosso che ci vuole fare tanta bua, te tieni tanto i tuoi bambini, ma qui questo drago grosso ce l'ha tanto con tutti, quindi vieni. Esatto. E secondo me Tamiyo dice sì. Forse porta solo dei libri e delle pergamene, magari non agisce direttamente, però è molto, cioè può essere un ottimo supporto. Poi c'è la Blood Moon, non viene Tamiyo a studiare. Vedere la Blood Moon. Effettivamente c'è la Blood Moon. Sì, perché nelle Invocation io sono stata tipo, ho perso un battito, e è stata, ci sarà la Invocation della Blood Moon, e io sono una bambina felice, se la trovo in Invocation sono felice e tiro giù, richiamo il dio faraone. Ok, ora parliamo di Ixalan. Sai che si vede che sono viola adesso in controluce? È vero. Che bello. È vero, male. Altrimenti avrei fatto la tinta per niente. Ixalan. Allora, vabbè, ci sono. Perché va tutta scattosa? Non lo so. Cosa. C'è il logo nuovo che ovviamente di Ixalan che assomiglia un po' è una... a una bussola, dovrebbe essere. E hai visto i loghi? I loghi di cosa? Delle edizioni. Le ho visti di sfuggita e non le ho più ritrovate. Io li ho trovati perché me li ha fatti, perché li ha fatti vedere Mario. Grazie Mario per il tuo lavoro. E ora ovviamente proverò a condividerli se riesco a ritrovarli. Niente, in Ixalan si è già visto anche le terre doppie che usciranno, che sono quelle che erano già uscite nei set base, quelli da M10 in poi, tipo, ossia quelle allora Ixalan alleate. E il rivale di Ixalan è questo, ok, e soprattutto quello divertente è quello di Unstable, ah, sì, che è questo qua,
la chiave inglese con una Da. ghianda Quindi dall'alto. ringraziamo Reborn Spoilers, che è Mario, ovviamente, Sì, sì, sì. sì. E per aver postato quelli, così almeno anche noi sappiamo dove sono. Esatto. Dicevo, le terre, quelle che ci troveremo, saranno quelle dei colori alleati, dei bicolori alleati, che entrano stappate a meno che non controlliamo già o una terra di un tipo o la terra dell'altro, di quello di cui dà i colori. Esatto. Cioè, per esempio, quella che si vede meglio è il boschetto di petali solari, che ha anche il flavor text. Dove sembra che c'è questo boschetto, questo impero del sole, quella chiave inglese non mi è apparsa propriamente una chiave inglese, ma ben altro. Come hai fatto a vederci È dell'altro? una È chiave inglese con una impossibile. ghianda, quindi c'è poco altro da vedere. E niente, queste sono soltanto, diciamo, le terre, la terra, giusto per... Come abbiamo detto, ci saranno i dinosauri. E è già uscito quello che è la leggendaria relativa, e i dinosauri saranno nei colori Naya, quindi nel rosso, nel verde e nel bianco, proprio da ignoranza pure, giustamente. No, no, è proprio una No, ghianda, c'è poco da fare, esatto. non vedo nient'altro. In particolare questo qua è abbastanza piuttosto grosso, perché è un 7-6 a questo 8. Travolgere, cautela e rapidità, quindi lui va, Boom! e quando infligge danno da combattimento a un giocatore, riveli altrettante carte dalla cima del tuo... Quanto è figo! Riveli altrettante carte dalla cima del tuo grimorio, metti sul campo di battaglia un qualsiasi numero di carte creatura dinosauro scelte tra esse e metti le altre in fondo al tuo grimorio in ordine casuale. È proprio... Ovviamente eventuali traduzioni, cioè errori sia di traduzione che Sì. di Che anche proprio di effetto effetto. possono esserci perché se avete visto come erano le condizioni Esatto. delle carte, erano abbastanza terribili, cioè noi ci siamo fidati di ciò che hanno Delle... decifrato su in Mythic Mythic Spoiler. Spoiler. Però diciamo che di solito le cose più incerte sono i numeri, perché Sì. comunque se sono sgranati... Diventa più Può, però finché complicato. le parole invece riesci a comprendere più o meno che cosa che poi anche all'interno della frase, andando a vedere Sì, altri sì, 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 effetti e sì. così un po' di Cioè. confronti riesci a comprendere. E questo, diciamo, questo è il capo dei dinosauri. Abbiamo detto che c'erano anche i pirati. Qua ci sono, qua c'è questo pirata che inoltre ci presenta. Figurate, avete già fatto tanto tradurre. Grazie. Più Grazie. che altro là si sono impegnati un Sì, sacco, perché poi la community principale. intera ha provato a sistemare, cioè Sì, comunque sì, tutti i sì. Ci commenti sono sono le stati davvero, discussioni. davvero bravi. Qua c'è un pirata, un capitano. Un 2-2 questo 3, rapidità. Quando attacca, crea una pedina artefatto tesoro in colore con. Tappa sacrifica, aggiungi un mana di qualsiasi colore alla tua Quindi un po' riserva. come gli Shion Eldrazi senza essere creature, Sì, è un cioè po' un indizio, Fio, però però questo ti dà che fa mana. mana colorato, mentre gli Shion Eldrazi Sì, no. cioè però l'idea è un miscuglio. Sì, quindi hai il tuo accumulo di tesori e poi ne Esatto, prendi il puoi decidere, beneficio. esatto, di aggiungere mana. E questo capitano in particolare dice che ogni qualvolta sacrifichi un tesoro, lui prende più 1 più 0 fino alla fine del turno. Quindi ci Carino, sta. sì. È carino e rapido, un 2-2 rapido. Comunque, se hai già fatto, accumulato qualche tesoro, quando lo giochi puoi attaccare, fare, non è male. E abbiamo anche un capo dei pirati, che è questo ammiraglio Che ha i colori Grixis. che ha i colori Grixis. Quindi sembrerebbe anche che le tribù che vogliono rappresentare siano dei tricolor, anche se secondo me non propriamente. Cioè, è facile che ci sia magari il tricolore e poi dei bicolor Esatto, sotto. esatto. Anche perché comunque non è detto che tutti i pirati vadano d'accordo, anzi, e Esatto. quindi che vadano, che E abbiano. dipende dalla storia, perché la Sì. storia non sappiamo, quindi.
Però ci può stare che ci siano tre tribù di le coppie di colori che si scontrano per arrivare al tesoro. Potrebbe anche essere interessante. E questa dei colori, questa 4, uno blu, uno nero, uno rosso, dice gli altri pirati che controlli prendono E ci +1, piace. classico, e dice all'inizio della tua sottofase finale prendi il controllo di un permanente non terra bersaglio controllato da un giocatore a cui è stato inflitto danno da combattimento da 3 o più pirati in questo turno. Quindi se volete una cosa di un giocatore assicuratevi Di di avere fargli tre. danno con almeno 3 pirati. E voi gli rubate una cosa per sempre, Ed è quello che un dici, permanente è non vero terra. che devo attaccare con tre e fargli danno, cioè è un po' brigoso, ma non è fino alla fine del turno e poi acquisisce Esatto, rapidità, ti attacca, esatto. papà, ma è proprio lo prendi per sempre. E questa è tipica ovviamente del nero e del blu. Sì, Ci può beh, in realtà sono piacere. tutti i colori, perché No, questa cosa del prelevare. sì, cioè il rosso è il fatto dell'innesco Sì, sul danno da sull'attacco. Ci combattimento. piace. Non è male. Un bel Commander Pirati Esatto, e basta la paura. subito. Poi c'è un'altra creatura leggendaria che presenta un'altra delle tribù Che che sono i rappresentano, perché tritoni. Ixalan, si è visto da molte carte, diciamo supporta mazzi tribali, che è da un po' che non c'ha un Anche perché supporto così. l'unico, cioè abbiamo C'è visto un'espansione che proprio punta al tribale, che diciamo. c'è un tribale in Amonkhet Era della Rovina che è il Sì, che è tribale più zombie, zombie. però e poi tornando indietro ci sono l'ipotesi di alcuni tribali come Innistrad, come che ha un po' di spiriti, un po' di vampiri, anche gli umani, però così tanto Esatto. pensata per il tribale, Con siamo anche carte tutte generiche ricche. per i tribali. È da un po' È che da un non lo po', sì, vediamo, perché diciamo comunque da dici, ok, Lorwyn metto tanti quasi. spiriti insieme, però ti manca quella carta che Sì. fa cose guardando quanti, cioè da un po' che non le vediamo. Sì, è No, beh, diciamo Lorwyn è proprio quella pensatissima. la prima Innistrad era già un po' più puntata sul Esatto. tribale. Cioè c'era un sottotema tribale, non era principale, però Ovvio Lorwyn che è quella l'ultima che è che uscita. dici, porca vacca, questa o giochi tribale o tanto vale non Esatto, giocarla. Perché esatto. Lorwyn è tribale, punto. Ci scontriamo tra gruppi. Questa è Kopala. esatto, un tritone che è una di quelle tribù che non sembra tricolor, dà supporto al commander tribale che usciranno. O comunque, sì, oppure Dipende dalle potrebbe. tribù dei commander. Oppure potrebbe essere comunque l'idea di tornare, vediamo tutta l'ondata dell'anniversario, tornare su quelle cose che sono piaciute Esatto. molto. Quindi l'idea comunque di mettere i tribali sia nel Commander che nell'edizione giocata può essere anche comunque un filo conduttore del ritorno. Copala è parente di Depala? Non credo. Non credo perché se non hai il cugino Tritone che quando ti puzza un po' di Il pesce. tritone Il nano. tritone nano, Copala è semplicemente un simpatico tritone, anche se assonanza. Le magie Questo è molto bersaglio, ovviamente, questo è forte. forte perché è un 2D che costa 3 e uno e due blu, ma le magie che bersagliano un tritone che controlli lanciati ai tuoi avversari costano uno in meno per essere In più. lanciate, uno in più per essere lanciate, scusa. Le abilità che bersagliano un tritone che controlli attivati ai tuoi avversari costano uno in più per essere attivati, quindi come vediamo i tritoni, come vediamo il colore, aiuta a proteggere i tuoi titoli. Poi è tutta questa bella cosa simpatica del blu, delle cose che costano in più. Esatto. Bellissimo. Poi qua vediamo il supporto del tribale Generico, generico, perché questo artefatto perché costa 5, entra, scegli un tipo scegli. di creatura, più uno a tutte le creature del tipo scelto. Ogni volta entra una creatura di quel tipo, Lanci lanci una addirittura una creatura, perché è magia, è anche ancora meglio, meglio. lanci una creatura di quel tipo, peschi una carta. Questo, Costa 5, questo in qualsiasi commander tribale, secondo me. e così ti permette anche di Fa pescare cose che in Commander è davvero utile. esatto. Anche qui c'è Poi un'altra tribù. e c'è una questione un po' curiosa, abbiamo un vampiro Abbiamo dei bianco, vampiri bianchi, un sono mono bianco. svariati. E come dicevo prima, i tritoni, secondo me,
saranno una tribù bicolo. Per quello dico, secondo me ci sono solo i dinosauri e i pirati che hanno i tricolo, perché sono quelli più, boh, quelli che diciamo fanno da facciata all'edizione. Mentre i tritoni sembrerebbero verde-blu e i vampiri bianco-neri, Che che guarda, è sì. È come quasi sempre in realtà. uscito Cosa? No, qualcosa. c'è già, c'ho già tutto. Ok. E questo qua è tra l'altro anche una creatura leggendaria, ce n'è appunto 2 costo 3. Dice: quando uno o più vampiri non pedina che controlli attaccano, crei una pedina creatura vampiro 1-1 bianca con Con legame legame vitale. vitale. Quindi questo proprio per sciamare, ed è abbastanza facile farlo perché basta attaccare con anche un solo vampiro non pedina, ti crea una Quindi pedina. Infatti è quasi più conveniente attaccare con una creatura che piuttosto che con più, se vuoi avere la farti certezza. board. Poi più avanti, no, Basta. basta, sì, a quanto pare basta. E niente, ci sono tante altre carte che sono uscite, ci sono dei dinosauri, Ci sono ci altri sono altri pirati. vampiri, altri pirati, degli orchi, c'è un mago pirata orco, non vorrei dire. Però. E poi ci sono i Planeswalker. Esatto. Allora, i Planeswalker, momento a parte, Erano, perché sì, insomma. aspetta che mettiamo i nostri faccioni. Allora, come abbiamo già mostrato sulla pagina, le art della pubblicità, proprio logo, figone Sì. con Vraska, piratessa. Ho condiviso anche un'altra art che era uscita, sempre penso, cioè l'idea è quelle un po' pubblicitarie per far capire l'ambientazione, dove c'era un'altra Planeswalker o un'altra figura in armatura con questo dinosauro Sì. dietro che sembrerebbe la Planeswalker Boros. Ma Boros non perché viene anche questa da Ravnica, ma penso proprio perché abbia quei colori, Sì. perché altrimenti tutti se ne vanno tutti a passeggio. Sì, Cioè da Ravnica, probabilmente nativa nativa del piano. L'idea è X. che possa essere una guardia della città, come possa essere un conquistatore della città, stile conquistadores. Non ha molto in questo momento, cioè l'idea sembra più che sia una guardia perché ha questo stendardo in Sì. mano, dei cadaveri che si vedono le mani, si Ah, vedono ok. delle mani per terra, e il suo dinosauro, quel suo dinosauro dietro che è Un bellissimo. velociraptor. Un bel velociraptor piumato, ovviamente sempre idea Maya Inca. Sì. Quindi potrebbe essere. Lei è sicuramente una delle Planeswalker. Non sappiamo niente di lei, tranne che è Boros, perché sì, si intravede la carta, si intravede che è bicolor, ma non si vede Ma no, si bene capisce che i i colori. colori, ma non si vede così Sì, bene da sapere qualcosa esatto. in più. Quello che sappiamo è che sicuramente c'è Vraska, che sicuramente anche lì, da quel che ho guardato nel foglio, è comunque si mantiene Sì. bicolor. E che c'è Jace? Jace si sanno due informazioni. Una è parte del nome, che è Esatto. Castaway, quindi è naufrago. Sì, essenzialmente. Quindi Jace è naufragato lì, naufragato come non si sa, ovviamente per fortuna, altrimenti le palle sappiamo già tutto. Però ci sono due cose che sono strane. Jace fa copie di sé. Di se stesso. Jace fa copie di se stesso e c'è la questione leggendario. C'era scritto Planeswalker C'è scritto Planeswalker leggendario. leggendario E questa sulle cosa del cose. leggendario ci potrebbe ipotizzare un cambio della regola del leggendario ancora. Oppure Un un adattamento. adattamento della legge o una generalizzazione della regola leggendaria in modo che valga anche per i Planeswalker. Anche. Secondo me è più probabile così perché la regola leggendaria. Vraska è buono o cattiva? Vraska Vraska vuole. è un neutrale, cioè da Vuole un certo punto di vista. Però dominare sui Golgari. in sé, allora, beh, in sé, verde nera, Golgari, non è buona, cioè Sì, non è non è Imara, uno stinco di cioè santo. non è dolce, carina, non è un elfo chierico che Esatto. cura, però in sé Vraska è molto centrata sui suoi interessi. Quindi, Qualcuno ha detto Golgari. Miramage. quindi Golgari o O Golgari, Golgari. Golgari mi piace un sacco. Vraska è una gorgone, viene o vive a Ravnica,
all'interno della Gilda Golgari e vuole dominare la Gilda. Quindi l'idea comunque che lei sia Planeswalker, che lei abbia questa ovviamente potere eccezionale che hanno le Gorgoni di pietrificare, può essere che sia stata spinta a questo viaggio alla ricerca di qualcosa che gli permetta di dominare. E quindi l'idea di Vraska pirata che va alla ricerca di un tesoro è perché magari proprio in questa città, in questo Eldorado di Magic, ci sia qualcosa che gli permette di portare a termine il suo compito. Quindi non è cattiva in generale, nel senso che non è un nemico del Esatto. multiverso, ma è cattiva all'interno di Ravnica perché ne distrugge la stabilità. Sì. Perché se tu prendi il controllo di una gilda, crei una guerra all'interno della gilda che crea una guerra all'interno del piano. Quindi Jace, come patto delle gilde viventi, finalmente si prende il suo compito di Esatto. portare pace a Ravnica. Quindi è quando avevamo detto Jace dovrà tornare al suo lavoro, non può lasciare degli avatar di se stesso, delle copie di se stesso illusorie che firmano a caso dei documenti. Jace dovrà risolvere questo problema. E Vraska in sé è un problema per Ravnica, anche se piace un sacco, perché può distruggere una stabilità all'interno della gilda. E come sappiamo, diciamo che La stabilità tra le e gilde. anche tra le gilde, diciamo che l'equilibrio su Ravnica è fondamentale, perché altrimenti si ricrea una guerra e ci siamo appena passati. Meglio di no. Quindi sì, Vraska è, diciamo che è un malvagio, perché non è buona, però gli interessano le sue cose a costo di uccidere, ovviamente, anche perché faceva degli assassini spettacolari. E quindi questo è quanto sappiamo. Io mi sono fatto un trippone in cui lei debba ovviamente andare alla ricerca di qualcosa, si scontra con gli altri, diventa capitano anche. Mi sembra di essere tornato a casa. Colgari Boros, aspetto solo se Lesnia potrà morire prima. Però, cioè, come mi sono pensato, la Planeswalker ha i colori Boros, ma non è Boros, ma sicuramente assomiglierà a un po' Al modo al di modo di essere essere. L'abbiamo visto lì, l'abbiamo visto in Conspiracy con con Adriana. Adriana, che aveva i colori Boros e si comportava effettivamente come un Boros. Quindi, sicuramente sarà più vicina a un paladino, che a qualcos'altro. È perché comunque ci sono questi due filoni dei Boros, quelli arrabbiati, Nairi e Ajani, e le creature che sono magari dei palli proprio seri, combatto ma ho una morale, combatto per uno scopo, e quindi lei sarà secondo me davvero interessante, speriamo cioè, in un bel Planeswalker. E quindi, come abbiamo notato, torneranno sì un guardiano, ma non nell'ottica del Del guardiano, ma guardiano. nell'ottica magari del patto delle gilde viventi. Un planeswalker che era da un po' che non vedevamo, quindi possiamo definirlo nuovo da un certo punto di vista, Sì. perché Vraska l'abbiamo vista solo una volta In sola Return to in Return Ravnica. to Ravnica. E quindi di lei sappiamo ben poco, e questo ci piace perché riprendono un planeswalker già visto, ma di cui sappiamo poco, è un planeswalker completamente nuovo perché dall'art, se quella che ho pubblicato è la persona che sarà Sì, questo questo cosa. planeswalker, è un personaggio sconosciuto e questo ovviamente è autoctono, in modo tale ovviamente da aumentare il numero di planeswalker conosciuti. Poi dai Boros, senti due, Ci sta. umani magari, potenti, Dinosauri. dinosauri, Mazzo mazzo dinosauri. dinosauri, bellissimo. E quindi questo è quello che sappiamo. Speriamo che per un po' ne sapremo poco, perché Sì, ormai. ormai. E No, ci si adesso ci si concentra centra su Era su della Era della Rovina. Rovina, che dovrebbero iniziare domani. No, in realtà già Oggi. anche oggi appena riprende il. Ah no, c'è già lo streaming. Penso sia appena iniziato perché ci sono poche persone, vedo, lì di Sì, perché Magic. 919 persone 919 sono per loro è poche. poco. Considerato che ne hanno tipo 20.000 di so. No, ne hanno. No, 20.000 no. Però 7.000, 8.000 sì. Quindi adesso noi ci terremo col sottofondo del Grand Prix Las Vegas per vedere cosa fanno. Oggi ho visto un pezzo di quello di ieri dove giocavano con le carte giganti ed è un pelino imbarazzante perché c'era un tipo che impersonava Nicol Bolas
che era vestito, aveva la cosa con le corna, dei bracciali d'armatura tipo, e c'era il team Bolas contro il team Guardiani. E c'era il team Bolas, che c'era lui e i servetti di Bolas, che tipo gli diceva cosa fa, tipo pesca, faceva tipo Droooo! E loro pescava, Però è però divertente, se li dai, è vedevi un po' ti divertente. imbarazzavi per loro. Io, cioè, io avrei pagato per essere lì al loro No, quello posto, certo, cioè, quello quindi sì. anche a pescare carte per E Bolas. poi tipo quando diceva le cose da fare, era tipo, i servitori erano tutti così e tappavano il mana. No, sì, insomma, c'è Era figata. terribile. Basta. No, 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 no. all'inizio alcuni momenti erano simpatici quando c'era il pubblico anche che si prendeva, però quando c'era il silenzio imbarazzante, era davvero imbarazzante. Con sto qui che parlava, che diceva le cose tipo Bolas. Bello. E poi Basta. basta, quindi se usciranno altri spoiler di Era della Devastazione, della rovina, non li imboccheremo mai. Mai. Perché? Vi metteremo sulla pagina come al solito. Sono usciti i Planeswalker dei Planeswalker Sì. Deck, quindi avremo il Planeswalker di Di col Bolas. bonus. E il Planeswalker deck di Bolas e il Planeswalker deck di Di Nissa. Nissa. Un'altra Nissa. Carina anche quella, sì. Penso che poi per Interessante. un po' Gideon, Nissa in particolare, li vedremo veramente poco perché basta. Sì, Cioè, non so più basta. Gideon e Nisse in standard che ovunque. Cioè, hanno stampato più Gideon e Nisse in standard che credo di Chandra in totale. Può essere, no, non lo Cioè. so, quello non credo. No, Chandra ne hanno fatte un po', eh. Chandra Nalar, Nalar, Ablaze, Blaze, Hero Master, Tizzone Dente. Ardente, Kaladesh, quella di Origins che si flippa, quella di Ah, OGV, ok, dai, vabbè. Flamecaller. Ok, altrimenti erano. Cioè, ok, siamo 8. Vabbè, hanno stampato più Gideon che Tybalt. Tu mi vuoi ferire il cuore. Ci sono cose. Perché ci sono cose che fanno male qui e che fanno male qui. Hai capito? Ciao, è ora il caso davvero di salutarvi perché siamo arrivati a momenti imbarazzanti. Sì, Diciamo che abbastanza. l'ultima live, i momenti imbarazzanti sono stati inventare i personaggi in Eldritch Moon, Come stile se fossero Sailor Sailor Moon. Moon. Adesso abbiamo parlato di Tibalt che fa male qui e fa male qui. Dov'è È abbastanza. Tibalt? Eh sì. Dov'è Bolas? È qua. E Bola sei qua. E Dov'è l'Arcangelo di Tune? È qua. E dov'è dov'è Tibalt? È Tibalt? È qua. qua. Che Sì. finale. Esatto. Abbiamo toccato momenti un po' imbarazzanti. È come dov'è Sorin? È Sorry no, Sorin è incastrato in Sorry. un muro. Esatto. C'è rimasto di Ecco, sasso. voglio scoprire Sorin. Magari ci sarà un interessantissimo In arriva Sofixan, arriva con Sorin il muro col attorno, muro spaccato e poi lo vedono e lo adorano come come Dio, divinità, sì. Sì, perché ci credo i vampiri tantissimo. ci sta. Ci credo un Ci sacco. Poi si stava. scoprì che li ha portati pure lì i vampiri, quindi E che fa, ma ovunque beh, ascolta, vai in giro, tu uccidi gente. sono un planeswalker millenario. Voglio essere Che sicuro di avere del supporto se mai dovessi tornare in un piano. Lascio lì la mia stirpe vampirica. certo. Fatto. Vado in Tanto giro, ciuccio un po' di gente. se la mia stirpe avranno la mia idea di Oh, equilibrio tra le sì. Non mi razze, sembra che basta. Ma quelli di Zendikar fossero così non equilibrati. li ha mica fatti lui, quelli di Zendikar. Beh, Ne in ha fatti parte ecco. Ulamog, e quindi è quello di. Vero anche quello. Ma perché ci è passato, magari li avevamo un po' convinti a No, non seguirlo, credo. no? E niente. E quindi vi lasciamo qui, con le cose che Tibalt. fanno male qui e che fanno male Soprattutto Tibalt. là. Ok. Bene, quindi grazie mille per E averci seguito, seguito. vi aggiorneremo se escono gli spoiler il più velocemente Esatto, possibile. appena, ma adesso in teoria ci teniamo questo qua sotto. E vi salutiamo. E quindi salutiamo tutti. Ciao Ciao. ciao.
Ci vediamo alla live di Martedì. martedì, come al solito. O che però potrebbe essere spostata Ah, se beh, dipende l'organizzazione, da. non questa settimana, ma più avanti, Anche altri. perché la settimana quella dopo Lui ancora non io non c'è. ci sono, quindi. Io, Quella dopo ancora non ci sono io, ma tu puoi farla con beh, Alex. vediamo se c'è. Magari esce la demo del Ma sì, dai, gioco. insomma, vediamo. Magari sì. Sarebbe un sogno. Sogno Sì. bagnato. Bene. Ciao a Ciao a tutti. tutti.